530 espositori, più 18% rispetto ad un anno fa, e altri 4 nuovi paesi esteri partecipanti. L'edizione 2024 di MIDA, mostra internazionale dell'artigianato, nasce sotto i migliori auspici. Questo appuntamento sarà caratterizzato da 25 artigiani dell'Egitto e dal progetto Italia-Cina per agevolare gli scambi, in particolare nel campo della ceramica. L'altra novità è la contemporaneità del Salone dell'Arte e del Restauro, il principale evento nel campo della conservazione. Le attese sono per un'edizione da record. Rispetto all'anno scorso i numeri crescono, e l'importante è che stiamo attenti alla qualità, perché se c'è una cosa che MIDA ha fatto negli ultimi anni è puntare sulla qualità, e sulla qualità vuol dire su artigiani veri, e sentivamo parlare negli anni che MIDA non era più rappresentava più gli artigiani, invece ultimamente questo sta capitando, e quindi questi numeri che crescono all'interno della qualità sono oggettivamente un'ottima premessa. La mostra, come sempre, sarà allestita alla Fortezza d'Abbasso di Firenze. Progetti, mostre, manufatti di qualità saranno visibili nei vari padiglioni, pronti ad accogliere famiglie e visitatori. È una fiera bella, ma è una fiera popolare. Popolare anche per il fatto che noi teniamo un prezzo del biglietto basso, in modo tale che le famiglie possano accedere con tranquillità, ci possono portare i bambini. Ci sono anche dei laboratori esperienziali sull'artigianato per i ragazzi. La mostra dell'artigianato sarà visitabile dal 25 aprile al 1 maggio.